Come attrezzarsi se si vuole cominciare a osservare il cielo o come perfezionare le proprie apparecchiature? Beh, oggi esiste una vasta gamma di strumenti e di accessori. Ce n'è per tutte le borse e per tutte le esigenze. Insieme a un esperto siamo andati a curiosare in un negozio specializzato. Vediamo. Ecco, ci troviamo in uno dei centri specializzati per chi voglia esplorare da sé l'universo, le stelle e i pianeti. Vedete, ci sono moltissimi telescopi e altri strumenti e con noi c'è Franco Foresta Marti. Quali sono gli strumenti più semplici per chi voglia avvicinarsi a questo campo? Qui abbiamo un esempio di quello che può essere il primo approccio all'astronomia. Sono due cannocchiali piccolini, formati da un obiettivo e da un oculare e danno circa 100 ingrandimenti di immagine. Ecco, che cosa si può vedere con questo? Si possono vedere molto bene i crateri della Luna e poi i principali pianeti del Sistema Solare, e cioè Giove e Saturno, e di Saturno in particolare si distinguono molto bene gli anelli. E tutto sommato non costano molto questi telescopi? Sono dell'ordine di qualche centinaio di mila lire. E qui abbiamo dei telescopi di livello maggiore. Con questo telescopio l'appassionato può fare un bel salto di qualità perché è uno strumento con un diametro maggiore e in astronomia un diametro maggiore di obiettivo vuol dire un'immagine più definita. Ecco, qui ci sono anche delle ghiere, quindi con questo telescopio si possono veramente seguire gli astri quando si muovono nel cielo e tra l'altro questo è un tipo di telescopio che può essere usato anche di giorno. Infatti può essere usato di giorno per un'osservazione solare. Si può vedere il sole non direttamente, mai poggiare direttamente l'occhio sull'oculare perché si può avere bruciata la retina, ma con un apposito filtro di plastica, è un filtro di Miller, che si pone come un cappuccio qui sull'apertura del telescopio. È un po' come se si mettessero gli occhiali da sole al telescopio. Infatti, questo è un sistema per osservare il sole, ce n'è un altro molto efficace che si chiama sistema di osservazione per proiezione, perché è quasi come vedere un film. Si attacca questa bacchetta all'oculare e l'immagine del sole viene proiettata su questo ripiano bianco. Ecco, invece di guardare con l'occhio, si guarda l'immagine del sole proiettata direttamente. E si vedono le macchie solari. Ecco, ecco qui l'ordine di prezzi è un po' diverso. E qui ci avviciniamo al milione. Ecco, e qui siamo per così dire al terzo livello tra i telescopi. Questi sono dei telescopi semiprofessionali, molto sofisticati. Qui c'è dell'alta tecnologia, c'è un computer che permette di programmare l'inseguimento degli astri e una microtelecamera che viene collegata ad un monitor e può consentire di vedere la Luna o i pianeti standosene tranquillamente seduti in poltrona anziché in terrazza al gelo. Diciamo che questi telescopi è meglio non utilizzarli in città dove c'è molto smog, ci sono troppe luci, semmai è meglio utilizzarli in campagna, in montagna, è un po' come usare una macchina da corsa nel traffico, tutto sommato. Sarebbe uno spreco. Anche perché hanno un costo dell'ordine di alcuni milioni. Quindi ci avviciniamo ai 10. Ecco, questo invece è uno strumento molto particolare. Questo è un binocolone, un potente binocolo a grande campo e a forti ingrandimenti che viene usato soprattutto come cercatore di comete. E con questo strumento sono state scoperte alcune delle bellissime comete che abbiamo visto nel cielo, per esempio la Hyakutake. Gli strumenti e i telescopi che abbiamo appena visto costituiscono per così dire un po' l'arsenale a disposizione degli astrofili a seconda della passione e delle tasche. Bisogna dire però che sono degli strumenti straordinari perché consentono a chiunque di vedere oggetti vicinissimi come i crateri lunari ma anche lontanissimi, magari miliardi di anni luce.